Allora, buongiorno. Oggi faremo della pasta con dei fagiolini. E faremo soffriggere nella padella due spicchi d'aglio, poi aggiungeremo questo trito di sedano, cipollotto, porro praticamente. Faremo soffriggere tutto, poi metteremo i fagioli, questi fagiolini, e poi aggiungeremo questi due pomodori tagliati a pezzi. Allora, accendiamo il fuoco. E facciamo soffriggere un po' questi due spicchi d'aglio. Poi, se uno li vuole mangiare, li mangia, se ne vuole togliere, li toglie. Noi li mangiamo. Quindi andiamo avanti. Quindi aggiungeremo poi il trito di cipollotto, porro, sedano e poi aggiungeremo un po' di prezzemolo. Adesso togliamo i due spicchi d'aglio. Mettiamo il porro, il cipollotto e facciamo rotolare per bene. Appena rotolato, aggiungiamo i fagiolini. Sono già lessati, quindi non ci va tanto, questa è una ricetta veloce. Nel frattempo accendiamo la pasta, l'acqua per la pasta, che abbiamo già depurato, che abbiamo già depurato con l'ozono, con una macchinetta. Facciamo andare un po' e poi aggiungiamo i fagiolini e dopo metteremo anche i pomodori. Nel frattempo che la pasta si cucina, la scenderemo al dente, metteremo tutto in padella e faremo saltare per 2-3 minuti. Allora, abbiamo aggiunto anche i fagiolini, abbiamo messo il sale, pepe e vari gusti. Ah, dimenticavo di dirvi, vabbè, tanto non è che era olio d'oliva, olio extravergine d'oliva, io adopero quello, poi se uno vuole mettere olio di semi, però diciamo il gusto ci guadagna. Quindi adesso faremo andare per 2-3 minuti, faremo andare così i fagiolini. Tutto mischiato. Vi ricordo che questi fagiolini sono già precotti, quindi non è che c'è. Ecco. Poi aggiungeremo i pomodori senza mettere acqua però, L'acqua la buttano già i pomodori, Se poi serve un goccino d'acqua della pasta, dell'acqua di cottura, la possiamo aggiungere. Allora, abbiamo aggiunto anche i pomodori e come vedete comincia a buttare acqua. Quindi facciamo cucinare un po'. Intanto l'acqua è a posto. Copriamo. E per questa ricetta utilizzeremo maccheroni. Sono maccheroni piccolini però. Maccheroncini, maccheroni però sono piccoli,
Quindi 7 minuti di cottura, praticamente il tempo che faremo la pasta, perché ci vanno ancora 2-3 minuti perché l'acqua raggiunga il bollore, e poi altri 7 minuti perché la pasta cuocia. Nel frattempo il nostro condimento è pronto. I pomodori stanno buttando giù l'acqua. Adesso ci mettiamo solo un cucchiaino di zucchero per l'acidità dei pomodori. Allora, ancora non abbiamo aggiunto neanche un goccio d'acqua. Allora, qui le verdure sono già a posto. Adesso aggiungiamo un mestolo di acqua della cottura e abbassiamo il fuoco della padella. Nel frattempo la pasta si cucina e poi metteremo tutto dentro la padella. Ecco, la pasta già, sono già 2-3 minuti che dentro, ancora 5 minuti e poi spegniamo e impiattiamo. Con la nostra pasta con i fagiolini pronta, c'è solo da mettere un po' di formaggio sopra e buon appetito a tutti.